Il matrimonio degli alberi ad Accettura si affaccia verso l'Europa. L'evento spalanca le porte del Mediterraneo e diventa capofila di tutti i culti e riti arborei della Basilicata. L'idea parte dal comune materano per valorizzare un attrattore turistico-culturale di primo valore e per offrire un percorso affascinante e unico attraverso feste, celebrazioni e tradizioni millenarie, riti tipici di pochissime altre località del Mediterraneo. Il maggio di Accettura, l'unione tra un cerro e un agrifoglio, è il culto arboreo più importante, ma anche in altri comuni lucani il maggio è una rilevante tradizione. Tra le località che celebrano i maggi e i culti arborei in Basilicata ci sono Accettura, Oliveto Lucano, Castelmezzano e Pietrapertosa. Inoltre, nella zona del Pollino, a cavallo tra Basilicata e Calabria, si festeggiano analoghi riti antichi a Viggianello, Rotonda, Terranova, Alessandria del Carretto e Castel Saraceno. È importante, grazie anche all'intervento dell'Università di Basilicata, con il professor Merizzi, si è deciso di mettere in collegamento i tre parchi della Basilicata, il Pollino, Valdagri e Gallipoli Cognato, mettere insieme questi parchi per esplicitare in una maniera concreta e in rete tutti i maggi che in Basilicata ci stanno. È vero, quello di Accettura magari è più conosciuto, però è importante conoscere come tutti 10-11 paesi fanno questo rito dell'albero con coloritura diversa, però tutti dedicati al santo protettore, santo del luogo, un fatto importante. In molti paesi c'è la grande devozione a San Giuliano, a San Giuliano da noi, a Sant'Antonio in vari paesi. Questa è una grande importanza perché questa rete fa conoscere sia i maggi fra di loro, sia unendosi fare una presentazione all'UNESCO per il riconoscimento di questi beni immateriali. La volontà di creare la rete e ottenere il riconoscimento UNESCO si inserisce nella scia degli studi antropologici di Giovanni Battista Bronzini, che nel suo libro Accettura, il contadino, l'albero e il santo definì l'evento un unicum a livello europeo. Quest'anno la festa si celebra l'8, 9 e 10 giugno, appuntamento al quale anche gli emigranti del paese non possono mancare. Lei è emigrato in Germania, torna sempre qui. Sì, ormai per la nostra festa tradizionale non è possibile non essere presente, perché è l'unica cosa più bella che può esistere nel nostro paese. Naturalmente ogni anno aumenta l'interesse dei mass media stranieri, affascinati, rapiti da queste antiche tradizioni in cui si fondono riti pagani e riti religiosi. Un docente universitario di etnomusicologia americano, Stephen Feld, è della New Mexico, Santa Fe, è venuto qui, ha visto e ha pubblicato un testo con due CD riferiti. Poi ci stanno interessi della CNN, la BBC ha fatto un servizio oltre mezz'ora a riguardo, teniamo altri interessi della televisione svizzera che è venuta, teniamo servizio alla televisione svizzera, oltre alle televisioni naturalmente nazionali. È un pittore dell'est europeo, ha messo a disposizione la sua arte per raffigurare nel centro del paese il maggio di Accettura. Questo è un affresco che in sintesi ci viene a raffigurare tutta la complessa festività del maggio di San Giuliano. C'è una festa antichissima, risale alla notte dei tempi, gli assiri babilonesi, gli ebrei ci parlano dell'albero, l'albero della croce, i longobardi. Qui troviamo la sintesi completa di tutta la nostra festa, con l'albero, con le donne che hanno le cenci in testa come segno di devozione, San Giuliano e quelle che lavorano vicino al maggio. È qualcosa di straordinario anche perché questo affresco è di uno straniero, di un rumeno, Costantin Udroi. Questa pianta è un cerro che viene scelto il giorno preciso per la scelta del maggio. Si timbra col timbro del protettore San Giuliano. Cioè abbiamo un martello che mette quello. Una volta messo questo timbro è scelto la pianta. Quanto è alta questa pianta? Più o meno adesso attualmente si sfiori 30 metri. Prendiamo il cerro a Montepiano e la cima la prendiamo a Gallipoli Cognato.
E in paese avviene un matrimonio tra il cerro e la cima. Quando la cima, un agrifoglio trasportato a spalla per 15 chilometri, incontra in paese il maggio, un cerro trascinato da coppie di buoi, inizia la vera festa di popolo con il compimento del matrimonio. Nei giorni successivi seguono le operazioni culminanti nell'innesto, nell'innalzamento e nella scalata del maggio, un momento ormai storico. Giovani del luogo, spiega il sito web Il Maggio di Accettura, spinti dalla passione di essere eroi per un giorno, si arrampicano sul maggio sino a raggiungere la chioma, emuli ed eredi del leggendario Giuliano Mariano, conosciuto come Zizzilone.